I social network sono pericolosi? No, non sono pericolosi, se li conosci e li utilizzi in maniera adeguata. Il problema non è il social network, ma come lo usiamo noi e come lo usano gli altri. Un social network può essere uno strumento di libertà, dove pubblicare ciò che ti piace condividendo video o immagini e sapere ciò che piace ad altre persone ascoltando ciò che hanno da dire attraverso quello che condividono. Come dice la regina Rania di Giordania, noi diventiamo più forti quando ascoltiamo e più intelligenti quando condividiamo. Ma essere intelligenti vuol dire avere la curiosità di conoscere gli strumenti che usi e quindi di sapere come potrebbero essere usate e da chi le informazioni che condividi per comprendere fino in fondo cosa far sapere su di te e cosa evitare di pubblicare, in fondo, ai social network, affidi tanti aspetti della tua vita. Non è forse rischioso comunicare a tutti i tuoi amici di Facebook e probabilmente anche ad altre persone che tu non hai mai conosciuto tutti i tuoi spostamenti, istante per istante? Non è forse rischioso usare sempre Foursquare per far sapere a tutti, senza alcuna distinzione, dove ti trovi e i viaggi che sei in procinto di fare? Ecco perché serve attenzione, per evitare che azioni superficiali possano trasformarsi in rischi e pericoli concreti. Ed ecco perché è indispensabile conoscere e sapere usare bene gli strumenti con cui ti diverti o con cui lavori. Altrimenti sarebbe come guidare un'automobile senza saper cambiare una ruota, col rischio che se buchi resti bloccato e devi chiedere aiuto a qualche sconosciuto. Dopotutto, a chi verrebbe in mente di mettere al bando i telefoni cellulari solo perché alcune persone li utilizzano in maniera scorretta o maliziosa? Sarebbe un po' come abolire i coltelli, con i quali normalmente tagli il pane, visto che con essi potresti anche fare del male a qualcuno. O come far scomparire dalla faccia della terra le siringhe, con cui puoi iniettarti delle medicine, ma anche sostanze molto pericolose. La risposta? Coltiva e valorizza le tue passioni anche fuori dal web ed utilizza i social network in maniera intelligente, senza esagerazioni e senza cadere nella dipendenza.